Mi candido sindaco di Taranto con il movimento Taranto Senza Ilva, trasversalmente ai partiti, perché ritengo che la svolta per Taranto sia rappresentata dallo sfruttamento e dalla valorizzazione delle risorse naturali e dalla cultura, dalla esaltazione della cultura in ogni sua forma. E Taranto, grazie a Dio, ha un patrimonio culturale infinito, anche moderno, di autori, di artisti appunto moderni. E ci troviamo a Lama, voi il biglietto da visita di Lama, vedete Lama, terra dei Re Magi, poco più dietro la Stele del Volo, ma questa Stele del Volo viene occultata da una insegna pubblicitaria. Questo fa capire come l'amministrazione Melucci ha avuto evidentemente uno scarso rispetto della cultura, perché far sì che ci sia un'insegna bella grande, una struttura in ferro che ostruisce, che oscura completamente un'opera d'arte, significa non avere rispetto della cultura, non avere rispetto di chi ha realizzato l'opera d'arte e non avere rispetto neanche dei cittadini che di quella opera d'arte dovrebbero fruire. Mi fa rabbia e apprezzo con soddisfazione la segnalazione che mi è stata fatta dalla professoressa Giovanna Bonivento, che è archeologa, che è appunto guida turistica e che è presidente della vecchia Proloco di Lama. L'opera è appunto di Aldo Pupino, la Stele del Volo. Oscurato, una persona cammina e cosa vede? Vede la pubblicità e la stele occultata. Ma l'amministrazione comunale, quando è stata installata questa struttura in ferro, i tecnici comunali non sono andati a fare le verifiche? Non vanno a controllare quello che viene fatto? Qui come verifiche stiamo a zero nei lavori pubblici, nella realizzazione appunto di pannelli e quant'altro in ferro per strutture pubblicitarie e quant'altro. Nessun controllo. Con la mia amministrazione, scusate, i funzionari comunali dovranno incominciare a darsi da fare, a muoversi, a fare attività fisica, a girare per la città, va bene? Non a stare negli uffici, perché stando troppo negli uffici poi non si vedono gli scempi che accadono e questo è uno scempio. E insomma, dottor Abate, lei ha detto quasi tutto, tutto quasi, manca da mostrare un attimo l'opera e nella sua bellezza. Se infatti volessimo vederla meglio, dovremmo girare intorno al cartello. Dietro al cartello si vede questa stele realizzata nel 1997 in marmo di Apricena, e sono le cave garganiche che danno un marmo bellissimo, candido, che purtroppo, tra l'altro, qui viene anche degradato dalla resina che cade dai pini, quindi anche questo è un problema di valorizzazione dell'opera artistica. Rappresenta scolpite le ali, il volo dei gabbiani, che sono appunto un simbolo di questo territorio. Una immagine di libertà. È il volo dei gabbiani, è proprio l'immagine dello slancio, del rilancio di Lama. E spero veramente che questa segnalazione venga in qualche modo... Il problema grosso, lo dicevo, è la mancanza dei controlli, non si fanno le verifiche. Non si fanno le verifiche, non ho mai visto, eppure viaggio tantissimo in una città, mai vista in una città italiana di pregio storico, e Taranto lo è, una situazione del genere, mai vista. Tra l'altro qui siamo anche presso una rotonda in un'area di intersecazione stradale, quindi non voglio fare la saputa sul codice della strada e anche sul regolamento relativo alla collocazione di cartelli pubblicitari dello stesso comune, che contraddice se stesso, perché dove noi ci troviamo cartelli pubblicitari non ce ne devono essere. Io
Non ho mai fatto promesse a vanvera nella mia vita, sono 20 anni che faccio attività giornalistica di strada, con la gente, con i problemi. Ho fatto le mie battaglie, continuo a farle e ora le voglio fare a Palazzo di Città. Beh, vi posso assicurare che se eletto in un batter d'occhio questo cartello sparisce. E insieme a questo cartello che sparisce, per carità, è giusto fare la pubblicità, valorizzarla, ma lo mettiamo in un altro posto, in un altro punto che sia appunto certamente visibile, ma che non ostruisca, un'opera d'arte. E accanto adesso, come amministrazione, metteremo anche un cartello, un'insegna invece accanto all'opera che appunto illustra l'opera. Io sono stato ad Asti e ad Asti per ogni opera pubblica, per ogni elemento diciamo storico c'è una descrizione, c'è una didascalia. Qui a Taranto non abbiamo la didascalia di quest'opera d'arte, ma ci troviamo il vino da pubblicizzare. In effetti l'unica propaganda che si deve fare in questa zona, in questa tipologia di zone, è proprio quella relativa al monumento. C'è una Taranto migliore, c'è una Taranto che fa cultura. Questa Taranto la costruiamo insieme, la stiamo già costruendo, giorno per giorno. Sì alla cultura, no all'acciaio.